La volta scorsa ci eravamo fermati a esplorare, ecco, una frontiera della bioetica, o meglio dell'etica delle nuove tecnologie informatiche, dell'intelligenza artificiale, della robotica. Quest'oggi queste nuove frontiere della bioetica le proviamo a declinare nel versante dei poteri di intervento sulla vita. Quindi la tematica sarà proprio relativa alle nuove biotecnologie e di come queste stanno progressivamente influenzando e trasformando, ecco, il volto della nostra società. Allora, prima di entrare, possiamo così dire, in medias res, cioè nel vivo, ecco, della nostra discussione, mi piacerebbe fornirvi un po' quelle che sono le coordinate, ecco, del mio intervento. E ecco, mi ha detto Don Alex, giustamente, sono un dottorando dei Gesuiti alla Gregoriana e non posso che darne tre, ecco, di coordinate. La prima, vorrei innanzitutto, ecco, che questo mio intervento suscitasse domande, ecco, più che dare risposte. Un'intera generazione, scriveva recentemente un sociologo italiano, Ferrarotti, appare allo stesso tempo informatissima di tutto. Comunica tutto a tutti in tempo reale, ma dice lui non capisce quasi nulla e non ha niente di significativo da comunicare. Una generazione destinata, dice Ferrarotti, all'obesità catatonica e alla lordosi sedentaria. Beh, forse una descrizione a mio avviso troppo impietosa per i nostri giovani, ma che sicuramente porta in sé un fondo di verità. Cioè, ciò che rischiamo di perdere oggi, soprattutto nelle generazioni più giovani, è la dimensione critica, la dimensione della domanda. È quindi importante riscoprire una pedagogia della domanda. Del resto, la filosofia stessa gemma, possiamo dire, dal tiesti socratico, cioè dal chiedersi con meraviglia che cos'è. Ecco, quindi, se ve ne andrete via con più domande rispetto a quando abbiamo iniziato, e posso dire che mi ritengo molto soddisfatto. La seconda coordinata, non voglio dire tutto, una massima latina di Plinio il Giovane recita appunto così: non multa, sed multum. Cioè il mio intervento non ha pretese di esaustività, come potrebbe essere del resto, ma si pone come obiettivo quello di mettere a tema alcune questioni scottanti, ecco, nel campo bioetico, nel modo cercherò di farlo più semplice e chiaro possibile. Quindi vorrei, ecco, che gustaste solo alcuni piatti e non l'intero menù. Del resto, appunto, il rischio di indigestione in questo tempo di pandemia è sempre dietro l'angolo. E quindi mi piacerebbe che gustaste con gusto qualcosa. E infine vorrei porvi delle scuse in anticipo, perché sicuramente qualche passaggio risulterà un po' difficile. Termini tecnici non mancheranno, cercherò di fare il possibile in modo tale che la complessità che in questi ambiti è di casa, possiamo dire, non si trasformi in qualcosa di complicato, ecco. Tuttavia, se non si capiranno certi passaggi, alla fine del mio intervento comunque cioè, ci sarà modo di annotare le domande e poi cercherò anche di rispondere. Fatte queste debite premesse, iniziamo il nostro percorso. Allora, in primo luogo, per i non addetti ai lavori, bisogna chiarire cosa intendiamo con il termine bioetica. Allora, coniato nel 1970 dal biochimico americano Potter, questo termine, fin dagli albori, compendia in sé due significati, possiamo dire, un po' differenti fra di loro. Il primo è quello scientifico-ecologico, proposto dallo stesso Potter, che inquadra la bioetica come una nuova scienza. Lui la chiama una scienza della sopravvivenza, che fa da ponte, cioè, tra il sapere biologico e le varie forme del sapere umanistico. Con quale finalità? Ecco, quella di promuovere un rapporto ottimale fra uomo ed ambiente, ed ecosistema in cui vive, che garantisca, ecco, una sopravvivenza globale di qualità. Il secondo significato invece è quello etico-biomedico, che si è sviluppato presso l'Università di Georgetown a Washington, negli Stati Uniti, e vede nella bioetica, possiamo dire, un'estensione dell'etica tradizionale, applicata però al campo della vita umana, con lo scopo di definire
criteri e limiti della liceità pratica e medica della ricerca scientifica e clinica. Ecco, delle due accezioni a prevalere di fatto è stata quella etico-biomedica del modello Jordan. E infatti, tradizionalmente, parlare di bioetica significa primariamente trattare questioni relative alla vita umana, quindi all'inizio della vita, questioni, pensiamo, legate all'aborto, alla procreazione medicalmente assistita, agli screening genetici sugli embrioni e così via, questioni relative al rapporto medico-paziente e quindi la questione riguardante il modello paternalistico, l'alleanza terapeutica, la questione del consenso informato, tante altre questioni, e poi appunto le questioni legate al fine vita, l'eutanasia, il suicidio assistito, il biotestamento, le DAT e così via. Da un po' di tempo a questa parte è stato recuperato però anche il primo significato di bioetica. La crisi ecologica che il nostro pianeta sta attraversando e le crescenti disparità socio-economiche che affliggono numerose nazioni, come anche lo sviluppo e l'affinamento di tecnologie di modifica genetica degli organismi viventi sempre più efficienti e potenti, chiedono infatti un ripensamento dei nostri modelli di sviluppo e delle scelte che decidiamo di operare nel campo della vita, umana ma anche non umana. Così oggi nel campo della riflessione bioetica entrano a pieno titolo anche i temi di etica ecologica, ad esempio, di etica sociale, come pure di etica delle nuove tecnologie e biotecnologie. Insomma, la bioetica sta diventando sempre di più un contenitore molto, molto ampio. In secondo luogo, vorrei chiarire cosa intendo con il termine di frontiera. Ecco, nel vocabolario Treccani si legge che il termine fa riferimento Mi sentite? Sì, riprendo, sono stato silenziato. Ecco, nel vocabolario Treccani si legge che il termine frontiera fa riferimento in primo luogo ad una linea di confine delimitata e riconosciuta e dotata in più casi di opportuni sistemi di difesa. Pensiamo ad esempio alle frontiere fra gli stati. Ora nell'Unione Europea non sono più presidiate, ma fino a pochi giorni fa entrare negli Stati Uniti dal confine messicano non era certo un'esperienza priva di rischi. Quella che vedete nello sfondo è proprio una parte di quel muro che proprio in queste ore ho sentito il presidente Biden ha deciso di interrompere la costruzione, ecco, di smantellarlo. Il termine frontiera però possiamo dire ha un ulteriore significato. Ed è questo quello che ci interessa. Cioè, nella storiografia americana, il termine, già nel secolo XVII, indicava non più il confine come linea di demarcazione, ma una regione scarsamente e recentemente colonizzata, a diretto contatto con le terre non ancora colonizzate. Quindi possiamo dire frontiera come un punto di partenza per l'espansione colonizzatrice. Il riferimento è ai territori dell'Ovest americano, quelli dei film western, per intendersi, pensiamo ad esempio ai classici di John Ford o Sergio Leone, ed è il Far West a cui si riferisce l'immagine dello sfondo di questa slide, che è anche l'immagine di sfondo di tutto il nostro incontro, e che rappresenta un tratto della famosa strada Route 66 che collega il versante orientale degli Stati Uniti con le spiagge di Santa Monica nella costa ovest. Vorrei quindi usare il termine frontiera nell'accezione americana, come una terra tutta da esplorare, da progettare, dove la legge e l'ordine sociale ancora non sono arrivati o stentano ad arrivare, e dove si può essere liberi di fare più o meno quello che si vuole. Una terra, questa, che è il luogo delle vicende dei pionieri, degli esploratori, dei cowboy, ma anche dei banditi, dei criminali, degli sceriffi, dei cercatori d'oro e naturalmente terra degli immancabili nativi americani, i famosi Pelle Rossa.
Perché vi dico questo? Perché la metafora della frontiera dell'West americano possiamo dire che ben si addice alla situazione della bioetica odierna. La bioetica, infatti, oggi, più che mai, è una terra di frontiera, proprio perché il progresso tecnico-scientifico sta aprendo giorno dopo giorno scenari completamente nuovi, con le quali la bioetica è chiamata a confrontarsi. Ecco, possiamo dire che ci si spinge in terre nuove dove spesso il diritto ancora non è arrivato e dove regnano interessi economici molto, molto forti. E le domande etiche su quello che è giusto e buono fare per promuovere uno sviluppo degno dell'uomo diventano esponenzialmente sempre più complesse. Del resto, che l'uomo sia naturalmente un pioniere e che voglia sempre spingersi più in là, possiamo dire che è scritto nelle sue fibre più intime. Nel canto 26esimo dell'Inferno, Dante ci presenta un Ulisse che racconta orgogliosamente come incitò i suoi vecchi compagni di ventura a rimettersi in mare e a non spegnere, ecco, questa loro sete di ulteriorità. Ecco, l'uomo possiamo dire che non ce la fa ad acquietarsi, è perennemente in ricerca. E oggi l'umanità si è spinta ben oltre le famose colonne d'Ercole. Pensiamo ad esempio, ed è l'ambito del nostro intervento, all'ambito delle biotecnologie. Dalla scoperta della struttura doppia elica del DNA da parte dei ricercatori statunitensi James Watson e Francis Crick negli anni 50, fino ad oggi si è fatta moltissima strada. Se fino a quel momento il fenomeno vita era un grande punto di domanda, una sorta di processo causato da un principio spirituale che rendeva inspiegabilmente viva la materia, in filosofia si parla di teoria vitalistica a riguardo, ecco ora l'uomo cominciava a capire che il processo vitale era sostenuto da una informazione contenuta in una particolare struttura della cellula, il suo nucleo. E per la precisione, un'informazione contenuta in una grande molecola organica chiamata acido desossiribonucleico, meglio conosciuto come DNA. Ora spero di non avervi perso, ma detto in parole ancora più semplici, ecco, si scoprì che come per fare una torta è necessaria una ricetta da seguire nel dettaglio perché la torta riesca e sia buona, in modo analogo era necessario un libretto di istruzioni, il DNA, per creare la struttura portante della cellula e tutte le varie macchine molecolari che si muovono al suo interno e che la rendono per l'appunto viva. Ecco, alla base della vita si scoprì quindi esserci una informazione sotto forma di codice, formato di lettere, i cosiddetti nucleotidi, di parole, i geni, di frasi e di capitoli, i cosiddetti cromosomi. Cioè informazione messa da chi, però non si sa, dall'evoluzione, da un creatore. Insomma, questo è un grande enigma, è molto affascinante e affascina appunto biologi, filosofi, teologi. Dagli anni 50, quindi, si è cominciato così a decifrare il grande libro della vita e a capire come funzioniamo nelle nostre parti più infinitesimali, per arrivare al 2000, quando è stata pubblicata la sequenza di tutto il genoma umano, cioè dell'insieme delle informazioni necessarie per, tra virgolette, creare e mantenere in vita un essere umano. Ma l'uomo nel frattempo ha cominciato anche a farsi un'altra domanda. Come quando leggo un libro, se non mi piace il finale sono libero di modificarlo, perché non provare anche con il codice della vita, tentando di riscriverlo? Si è passati quindi progressivamente dal reading al writing, cioè dal leggere, il decifrare il codice, al tentativo di riscriverlo, modificandolo. E pian piano sono arrivati anche gli strumenti per farlo.
I primi tentativi erano già stati compiuti negli anni 70 con questi tre premio Nobel, Harber, Nathans e Smith, statunitensi, che scoprirono gli enzimi di restrizione, ovvero le cosiddette forbici molecolari del DNA. Poi si sono messi a punto strumenti più sofisticati che hanno portato negli anni successivi alla creazione dei primi organismi geneticamente modificati. In gran parte batteri, ma poi nel tempo si è arrivato anche a creare piante e animali modificati dal punto di vista genetico. Tuttavia, a onor del vero, organismi geneticamente modificati sono sempre, bisogna dire, sono sempre esistiti. Pensiamo ad esempio agli incroci programmati che l'uomo ha sempre fatto, possiamo dire, per selezionare le razze. Questi vanno sotto il nome di biotecnologie tradizionali, che non scomodano, cioè, il laboratorio, ma che hanno come fine la creazione di specie non esistenti in natura. Pensiamo ad esempio al broccolo, al cavolfiore, al cavolo cappuccio, al cavolo nero, al cavolo verza. Ecco, sono tutte varietà selezionate da parti diverse di una stessa pianta selvatica, la brassica oleracea. Ecco, in natura esisterebbe solo l'erba che vedete centralmente. Oppure il mulo, un ibrido anch'esso non esistente in natura, ma che deriva dall'accoppiamento di due specie molto diverse, l'asino e una cavalla. Ecco, gli organismi transgenici invece implicano l'uso del laboratorio. Grazie alle conoscenze che abbiamo sulle informazioni genetiche di numerose piante ed animali, possiamo ad esempio prendere un particolare gene di una medusa degli abissi, la Quoria victoria, e ecco questo gene che la rende fluorescente, e inserirlo nel genoma di un pesce, lo zebrafish, per avere il risultato che vedete qui a fianco, il glowfish, ovvero un pesciolino fluorescente verde. Ma non solo, possiamo ad esempio inserire un gene del narciso, del fiore, e uno di un batterio del suolo nel genoma di una pianta di riso, ed ecco il risultato, il golden rice, una varietà creata nel 99, quindi 22 anni fa ormai, in modo tale da produrre in grande quantità un precursore della vitamina A, utile per evitare problemi alla vista, soprattutto in quei paesi più poveri dove la dieta era esclusivamente a base di riso. Ma queste sono innovazioni, appunto, come vi dicevo, datate. Una nuovissima branca delle biotecnologie, la biologia sintetica, su cui sto facendo la tesi di dottorato, si pone come obiettivo quello di modificare radicalmente gli organismi viventi, creando specie non esistenti in natura e come fine ultimo anche ricreare il fenomeno stesso della vita. Quelle che vedete sono le prime cellule sintetiche al mondo di una specie mai esistita prima in natura, chiamata Cinzia, nata nel 2010 nel laboratorio di Craig Venter, che vedete, il cui genoma è stato scritto al computer e poi sintetizzato chimicamente. Questo progetto è stato finanziato dalla multinazionale British Petroleum in seguito a un disastro naturale che avevano causato qualche anno prima nel Golfo del Messico. Cioè, una petroliera della BP si era incagliata rovesciando un quantitativo enorme di petrolio nell'ambiente, e l'idea, ecco, di questo sponsor era quello di progettare dei batteri che mangiassero, tra virgolette, il petrolio, ripulendo così l'ambiente. Ma non solo, le prospettive sono affascinanti, le applicazioni davvero innumerevoli. Vedete un paio di scarpe, sono le Adidas Futurecraft 4D, queste scarpe sono in vendita dal maggio 2017 e hanno una caratteristica particolare. La tela di queste scarpe è costituita da una proteina di ragno prodotta da dei lieviti, ecco, modificati attraverso la biologia sintetica. Abbiamo delle scarpe di una tela resistentissima, molto flessibile, e dalle qualità che la rendono appunto adatta per creare delle scarpe per l'agonismo. Oppure un altro tentativo, che lo vedete sotto, il tentativo di far rivivere il mammut lanoso che viveva nella zona della Siberia 20.000 anni fa. C'è un team ad Harvard, seguito da George Church, che è un famoso biologo sintetico,
che è vicino appunto a resuscitare attraverso queste nuove tecniche il mammut, partendo da dei resti congelati e recuperati nella tundra. Ma se tutto questo lo applicassimo anche all'uomo, cioè se usassimo delle tecnologie per modificare il suo genoma per combattere, ad esempio, certe malattie genetiche? Ecco, dal 2012 questo sta pian piano diventando realtà, perché è stata messa a punto una nuova tecnica di modifica genetica chiamata CRISPR-Cas9, che l'anno scorso è valso un Nobel alle due ricercatrici che l'hanno ideata, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna. È infatti poco costosa e molto precisa. Possiamo dire che se fino al 2012 gli strumenti che avevamo assomigliavano a degli scalpelli, ecco, dal 2012 in poi ci è stato dato un laser di precisione. Allora, ecco, ci sono delle malattie genetiche, come la fibrosi cistica, ad esempio, causate da una mutazione su un singolo gene che potrebbe essere facilmente corretta con l'ausilio di questi strumenti. Un po' come quando sbagliamo a scrivere una lettera in una parola e la correggiamo. Allora mi domanderete, ma questa tecnica è già stata usata sull'uomo dal 2012 ad oggi? Allora vi tengo un attimo in sospeso perché ne parleremo fra pochissimo. Ecco, vi ho presentato questa nuova frontiera. Allora adesso, seguendo la metafora del Far West, sappiamo che oltre agli esploratori e ai pionieri, animati da buoni propositi, il bene della scienza e dell'umanità, il Far West era caratterizzato anche da figure alquanto discutibili, cioè banditi, criminali, cercatori d'oro. Ecco, tutti partiti o scappati, possiamo dire, dai loro paesi per raggiungere queste nuove terre, allo scopo di far fortuna, sfruttando le risorse presenti, cose e persone comprese. Un esempio è l'eclatante genocidio dei nativi americani e tutto quello che ruotava attorno a questo. Ecco, esercitando cioè un potere di sopraffazione, proprio a causa della mancanza di regolamentazione giuridica nei territori appena occupati. Ecco, fuori di metafora, è quello che rischia spesso di accadere nel campo del progresso tecnoscientifico. Spesso diventa il luogo di interessi economici molto forti, che dettano tra l'altro anche l'agenda stessa del progresso scientifico. Per di più l'azione politica ultimamente fa una grande fatica ad offrire una regolamentazione efficace, anche a livello transnazionale, cioè di governance globale, così che alla fine a farne le spese sono gli individui più vulnerabili, oltre che anche lo stesso creato. Però quello che vorrei a questo punto fare con voi è riprendere alcune tematiche di cui abbiamo parlato poco fa, usando però una lente diversa, che è quella delle questioni etiche legate a questi nuovi territori di frontiera. Ci imbatteremo quindi nel lato, possiamo dire, oscuro del progresso, cioè quando il progresso viene lasciato a briglia sciolta. Spesso quindi in balia di poteri forti, interessi economici e ideologie, possiamo dire, anche disumanizzanti. Ci faremo dunque la domanda etica per eccellenza. Che cosa è buono e giusto perseguire perché sia rispettata la vita e favorito un autentico sviluppo umano? Il primo esempio è legato all'inizio vita. Il 29 novembre 2018 il professor Yi Jiang Kui della Southern University of Science and Technology di Shenzhen in Cina ha annunciato ufficialmente su YouTube la nascita di quelli che passeranno alla storia come i primi esseri umani al mondo geneticamente modificati. È stato uno shock per la comunità scientifica, perché ecco, tramite la tecnica di cui vi ho parlato poco prima, la tecnica CRISPR, Jiang Kui è riuscito a portare a termine con successo un'operazione chirurgica sul DNA di due gemelline a livello proprio embrionale, disattivando un gene e riuscendo così a renderle praticamente immuni all'infezione da HIV, il virus dell'AIDS. Allora, un annuncio che ha lasciato letteralmente di stucco l'intera comunità scientifica e che ha sollevato tutta una serie di problematiche
etiche che andremo ora ad esplorare. Allora, la prima, la sicurezza della tecnica impiegata. Con un recente documento prodotto da esperti di 10 paesi convocati dalla National Academy of Medicine and Science statunitensi e della Royal Academy inglese, sottolinea come questa tecnologia non sia ancora pronta per un'applicazione clinica e per due motivi, innanzitutto. Il rischio ancora alto di cambiamenti genetici non voluti, nel senso dei tagli che possono intervenire a caso e magari in zone pericolose, nel DNA, o gli effetti a lungo termine, modifiche quindi che verranno ereditate, possiamo dire, dai figli e che si propagheranno di generazione in generazione. L'intervento sul DNA non riguarda la singola persona, ma tutti coloro che, possiamo dire, emergeranno nelle generazioni, è qualcosa che si propagherà. Soprattutto in questo caso, disattivare un recettore, perché questo ha fatto questo professore cinese, può essere molto pericoloso, perché questo recettore è implicato in tante vie di segnalazione in una cellula. Non sappiamo cosa possa portare a lungo termine. Senza considerare il fatto, e spesso questo non viene menzionato, ma quanti embrioni sono stati sacrificati, tra virgolette, sacrificati proprio per ottenere queste due gemelline? Siamo sull'ordine di centinaia di embrioni umani. Ma un'altra domanda è: per quali scopi usare questa tecnica di modifica genetica? Diciamo che ci sono due ambiti per cui può essere impiegata. Per curare una patologia, e penso che nessuno di noi abbia delle obiezioni, nel senso se è fatta rispettando la dignità dell'embrione, andando a intervenire prematuramente, insomma, per sistemare il danno, penso nessuno abbia delle obiezioni particolari, ma oggi sappiamo che ci sono dei tratti di DNA, se così possiamo dire, che correlano con certi fenotipi. Mi spiego. Sappiamo che una certa stringa di nucleotidi codifica, ad esempio, per gli occhi azzurri, per i capelli biondi, per, ad esempio, la calvizie oppure no, per una massa muscolare più prestante oppure no. Quindi una serie di tratti desiderabili correlano, si dice, con una sequenza genetica. E se usassi questa tecnica CRISPR, per creare il bambino perfetto, il perfect child, per progettarlo, per migliorare quindi il prodotto del concepimento, anche questa è una questione etica di non poco conto, che va considerata e va esplorata. Una terza questione è relativa alla giustizia sociale. Chi potrà permettersi queste tecniche? Ecco, vi lancio una provocazione tratta da Gattaca, che è un film di fantascienza del 97 ancora, ma profetico, vi consiglio di vederlo, ambientato in un futuro non tanto distante, in cui sono emerse nuove lotte di classe tra chi è nato, tra virgolette, programmato geneticamente e chi è venuto al mondo con un patrimonio genetico naturale, cioè chi è nato normalmente, come siamo nati tutti noi. In questa pellicola si tratta del tema del genoismo, cioè della discriminazione sociale su base genetica. I migliorati, quelli nati in provetta e riprogettati geneticamente, possono ambire certi posti di lavoro o ruoli di comando. Gli altri, i nati naturalmente o gli obsoleti, invece no, occupano un ceto sociale inferiore. Ora, se il caso di cui vi sto parlando, vi ho parlato, diciamo che non tocca ancora la nostra quotidianità, il caso che invece vi propongo ora, invece lo fa, e come? Ecco, riguarda infatti la società privata di genomica e biotecnologia americana 23andMe, fondata circa 14 anni fa nella Silicon Valley, che offre a tutti l'opportunità di scoprire predisposizioni e fattori di rischio per malattie come il Parkinson, l'Alzheimer o il cancro. In che modo? Presto detto, l'idea di base di questa azienda, ad ora ce ne sono tante altre, questo è un esempio, ma tante fanno questo,
È semplice perché basta andare sul sito, acquistare un kit per l'esame del DNA, il kit viene spedito a casa, viene raccolta la saliva appunto dentro una provetta, rispedita al mittente, nel giro di poche settimane ecco che arriva l'output, una mail con tutto quello che è stato scoperto, compresa la presenza di geni che indicano il maggior rischio di ammalarsi di qualcosa, oppure anche un altro test che adesso sta andando alla grande, anche di scoprire ad esempio da quali aree geografiche vengono i miei antenati, se vengono dall'Europa, dall'Africa, dall'Asia, se ho antenati ebrei oppure no, anche questo c'è. Ma fermiamoci al primo caso, ecco, nel caso dei test predittivi per le malattie genetiche o per il cancro. Il costo di tutto questo è molto basso, andando nel sito sono $99, quindi è facilmente accessibile. E questo business ora vale milioni di dollari, cioè nel 2019 il fatturato di questa azienda è stato di oltre 500 milioni di dollari. Ecco, questo modo di operare però solleva tutta una serie di problematiche etiche di non poco conto. Prima fra tutto viene bypassato, possiamo dire, il rapporto medico-paziente. Mi spiego. Normalmente, ecco, quando andiamo a fare le analisi del sangue e ci arriva l'esito tramite email, cosa facciamo? Guardiamo subito i marcatori, vediamo dove c'è la stellina e ci viene naturale fare una cosa che non dovremmo fare, cioè andare in internet a controllare nel caso in cui un marcatore è sballato e vedere a che cosa può corrispondere, prima ancora di andare dal medico. E cosa succede? Che magari ci viene un'ansia a mille perché vediamo che questo valore magari quella con delle patologie gravissime. E allora ci viviamo l'ansia magari per giorni finché non parliamo con il medico. Possiamo dire che ora internet, Google, tutti i motori di ricerca, le tantissime informazioni che abbiamo, ci sta portando a essere noi stessi medici di noi senza avere le competenze, informandoci in maniera sommaria. Allora, questi test sono test che non vengono prescritti, ma che qualsiasi persona, anche dei minorenni, con la carta dei genitori possono acquistare. Allora, questa è una questione non facile, perché tra l'altro quali sono i dati che vengono dati, appunto, scusate la ripetizione, delle predisposizioni ad ammalarsi di certe malattie? Cosa vuol dire quando si parla di predisposizioni? Che non c'è una sicurezza, perché c'è anche l'ambiente che condiziona il manifestarsi o meno di una patologia. Diciamo che al 60% potresti sviluppare il cancro, ad esempio al colon o da un'altra parte, però non è detto. Il punto è, chi fa questo test ha le competenze per discernere questo? O scoprendo ad esempio una predisposizione all'Alzheimer inizierà a cambiare il suo stile di vita, a vivere in maniera depressa perché dice diventerò, mi ammalerò, starò malissimo? Ecco, senza l'ausilio di chi lo possa aiutare in questo discernimento. Ecco, si rischia di spaventare la gente per nulla in caso di esame positivo, di predisposizione verificata. E infine la questione della privacy. Allora, io do i miei dati genetici in mano a una società che poi non so che cosa ne farà. Li può usare per mille scopi. E sapete che il petrolio del XXI secolo è l'informazione. Quindi i miei dati potrebbero essere rivenduti a delle agenzie assicurative, ad esempio. E nel caso io andassi a stipulare un'assicurazione sulla vita, ecco, loro, vedendo, avendo questi dati forniti da queste aziende e vedendo delle predisposizioni magari ad alcune malattie genetiche gravi, potrebbero negarmi la polizza assicurativa. Allora vedete come la discriminazione di cui abbiamo parlato prima, il genoismo, potrebbe essere qualcosa di molto vicino a noi, senza aspettare, possiamo dire, degli orizzonti distopici alla Gattaca, insomma, ma qualcosa che è dietro l'angolo. Ecco, il terzo e ultimo riquadro che vorrei affrontare con voi
riguarda ora le riserve indiane. Allora, a mio avviso questa dimensione sembra un po' quella con la quale ci identifichiamo noi cristiani all'inizio del XXI secolo. Cioè ci stiamo sempre più percependo come una presenza minoritaria e anche ininfluente sul panorama globale. Possiamo dire che anche la nostra bioetica, tra virgolette, cattolica, è solo una delle prospettive con cui guardare al fenomeno vita. Il termine bioetica, infatti, in inglese è espresso al plurale, bioethics, perché ci sono tanti approcci nell'affrontare le tematiche dell'etica della vita, soprattutto in una società pluralista come la nostra. E però non tutti questi approcci mettono a centro l'uomo e l'uomo fragile, indifeso e vulnerabile. E spesso in etica è l'utile, ecco, possiamo dire, le teorie utilitaristiche a prevalere. Allora, l'etica cristiana, che promuove la dignità inalienabile di ogni uomo e che mira a tutelare il bene dell'uomo e di tutto il creato, ecco, fa fatica oggi a darsi una fisionomia e ad essere veramente incisiva. Cosa fare? Rinunciare? Finendo un po' per vivere come in una riserva indiana? Oppure, ecco, riscoprire anche il coraggio profetico che dovrebbe contraddistinguere gli autentici discepoli di Cristo? Allora, ho scelto questo versetto di Isaia, che, ecco, mi piace molto perché, ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, perché sottolineo l'aspetto della novità e siamo chiamati ad esplorarla, questa novità, a scorgerla, perché il Signore opera anche nel nostro tempo, soprattutto, ecco, in questo tempo, e noi cristiani siamo chiamati ad essere docili allo Spirito per accorgerci di questa novità e creare un mondo migliore. Ognuno dove Dio l'ha posto, secondo le proprie capacità. In che modo? Ecco, penso che questi sono tre modi che la bioetica deve riscoprire o sta riscoprendo, ma che devono essere anche un nostro modo di operare. Attraverso l'annuncio, cioè il ridire, possiamo dire, la bella notizia sull'uomo e sul progetto di Dio sull'umanità, creato, ecco, proprio sua immagine e somiglianza. Possiamo dire che abbiamo, come cristianesimo, un patrimonio sapienziale enorme e le biotecnologie sono espressione della creatività dell'uomo, fatto di immagine di Dio, e possono essere uno strumento veramente prezioso per coltivare e custodire la creazione. Il Magistero stesso lo sottolinea e quindi non dobbiamo demonizzarle solo perché possono aprire a degli scenari, tra virgolette, distopici che fanno paura. Ma allo stesso tempo anche la profezia, cioè avere il coraggio di denunciare il male che dilaga, cioè lo strapotere economico e politico che non guarda in faccia agli individui più vulnerabili e che sta avvelenando, ecco, tutto il nostro creato. Pensiamo ai profeti dell'Antico Testamento. La duplice condanna dell'idolatria e dell'ingiustizia sociale risuona in maniera potente e deve risuonare anche oggi. Abbiamo parlato di discriminazione genetica, di disuguaglianze sociali legate al mondo dell'innovazione tecnologica. Ecco, non dobbiamo aver paura di denunciare il male, lì dove si annida. E infine il dialogo, cioè il tempo di, ecco, dialogare con onestà, con tutti, ma senza complessi di inferiorità, cioè fieri della nostra eredità cristiana, in quanto, come diceva Paolo VI, portatori di un autentico umanesimo. Ma un dialogo che va fatto però seriamente, cioè non con la presunzione di chi sa tutto, di chi ha capito tutto, di chi ha la verità in tasca, ma di chi si arricchisce anche dal punto di vista altrui, delle competenze che altri portano. Ecco, la realtà è superiore all'idea, ci ripete spesso Papa Francesco. Allora, anche se la realtà, così com'è, è difficile da comprendere, forse non ci piace, addirittura ci spaventa, non possiamo però, da discepoli di Cristo, non prenderla sul serio. Cioè, ci è chiesto di familiarizzare con le sfide che ci vengono lanciate e che avete avuto modo, in questo incontro, ma anche nel precedente, per chi c'è stato, di esplorare.
E questo, sapete, è basato su un dogma fondamentale della nostra fede, che è il dogma dell'incarnazione. Non c'è nessuna realtà terrena che ci può essere estranea come discepoli di Cristo. Viviamo in questa nostra epoca, in questo nostro pianeta, su questa società pluralista, e siamo chiamati ad assumere tutta la complessità di quello che viviamo, di avere i piedi ben piantati per terra e il Vangelo nel nostro cuore. E allora, se la tentazione a cui ci può prendere a volte è quella di rinchiuderci, possiamo dire, in una torre d'avorio e a giudicare il mondo che va in rovina lamentandoci, ecco, potremo veramente finire per assistere in maniera impotente alla fine perversa di tutte le cose, citando Immanuel Kant. Ecco, vi lascio con una citazione del fisico, filosofo e teologo protestante John Polkinghorne, che riassume, a mio avviso, molto bene lo sguardo sulla realtà che dovremmo recuperare e che dovremmo indicare anche ai nostri contemporanei. E, è uno sguardo sapienziale, fondamentalmente. Cioè uno sguardo che ha il coraggio di fare sintesi, di integrare e di recuperare un senso più profondo, e per questo è che un senso più vero. Allora vi leggo e concludo con questa citazione. La realtà è un'unità a molti livelli. Posso percepire un'altra persona come un aggregato di atomi, ma anche come un sistema biochimico aperto in interazione con l'ambiente, o come un esemplare di Homo sapiens, o come un oggetto di bellezza, o come qualcuno i cui bisogni meritano il mio rispetto e la mia compassione, o infine come un fratello per cui Cristo è morto. Ecco, tutti questi aspetti sono veri e coesistono in maniera misteriosa in quell'unica persona. Se ne negassi uno, significherebbe sminuire sia quella persona che me stesso, che tento di capirla. Significherebbe non rendere giustizia alla ricchezza della realtà. E grazie a tutti dell'ascolto.